Lingua latina, lezione 48. Continuiamo con i verbi irregolari, il verbo edo. Si può scaricare la lezione da YouTube, vedi il link nella descrizione del video. Edo vuol dire mangiare, ha la caratteristica che presenta alcune forme contratte che lo fanno assomigliare al verbo essere. Nel presente troviamo edo, io mangio, edis. Però c'è anche una forma es, la differenza col verbo essere è che la e è lunga per il verbo edo. Edit, dove c'è la forma est, anche qua il verbo essere la è breve, edimus, editis oppure estis, edunt. L'imperfetto è deban, edebas, edebat, è normale, il futuro edam, edes, edet, perfetto, più che perfetto e futuro anteriore sono regolari con il tema ed. Al passivo è totalmente regolare, ricordiamoci solo che il perfetto viene fatto con esus, esa, esum, sum, es, est, eccetera. Al congiuntivo è regolare, edam, edas, edat, per il presente, ederem, ederes, ederet, eccetera. E anche per il passivo è regolare. Nelle forme dell'imperativo troviamo le contrazioni. Tu ede, mangia tu, che si può anche scrivere come es, e vos edite oppure este. Al futuro abbiamo edito, edito, editote, edunto, assieme alla coniugazione contratta esto, esto, estote, edunto resta lo stesso. Al passivo invece resta regolare. Al participio è regolare, edens, edentis, esus, esa, esum e anche esurus, esura, esurum. Al gerundio, gerundivo e supino non c'è niente da commentare. All'infinito presente abbiamo edere, ma c'è anche la forma esse. Poi al passato, al futuro è regolare edisse, esurus, aum, esse e anche le forme passive sono regolari. Dialogus quadragensimus tertius. Helicopteri gubernatrix, superrus volans, ecclesiam dirutam videt, cum inspectore Petro radioponiche loquitur. Gubernatrix, video ecclesiam dirutam quae latebram praebere possit. Inspector Petrus, quid deadi tu? Videsne semitam vel limitem qua autocinetum ad ecclesiam pervenire possit? Gubernatrix, video limitem in quo Nova cantorum signa cernere licet. Inspector Petrus, statim in lucem manum mitto, dac mihi coordinatas geographicas. Radiofonica comunicazione interrupta, Petrus, bioquolita Martinum advocat, qui pastillum fartum est. Inspector Petrus, bioquolita Martinus, compella quarta manum quae non longe ab ecclesia illa abest, sed quid agis? Noli edere sine spectore tuo, qua eso mihi quoque pastillum fartum ferre, quia hodie in popina non edemus, bioquolita Martinus. Inspector, quarta manus in linea radiofonica, septima iussus tuos jam specta. Quomodo pastillum fartum avis? Analisi e traduzione del testo. Helicopteri gubernatrix, la pilota dell'elicottero, superrus volans, volando sopra la campagna, ecclesiam dirutam vide, vede una chiesa in rovina. Cum inspectore Petro radioponiche loquitur. Parla alla radio, radioponiche, che è un avverbio, con l'ispettore Pietro. Gubernatrix, video ecclesiam dirutam, vedo una chiesa in rovina, quae latebram praebere possit, che può offrire un nascondiglio. Latebra, latebrae. Inspector Petrus, quid deadi tu? Che cosa sugli accessi? Videsne semitam vel limite, vedi un sentiero o una stradina, qua autocinetum ad ecclesiam pervenire possit? Qua vuol dire attraverso la quale, è una relativa, attraverso la quale
un'automobile, autokinetum, ad ecclesiam pervenire possit, un'automobile possa giungere alla chiesa. Gubernatrix, video limite in quo nova cantorum signa cernere licet. Vedo una stradina sulla quale nova cantorum signa cernere licet. È possibile distinguere, identificare nuove tracce di pneumatici. Cantus canti è una voce per dire pneumatico. Inspector Petrus, statim illuc manum mitto. Immediatamente statim illuc la mitto mando manu una squadra. Manus è un termine militare, vuol dire mano, però si usa come termine militare per dire plotone, per esempio, quindi manus, manus. Dac mihi coordinatas geographicas, dammi le coordinate geografiche. Radiofonica comunicazione interrotta, quindi questo è un ablativo assoluto, interrotta la comunicazione radiofonica, Petrus Biocolita Martinus advocat. Pietro chiama l'agente Martino, qui pastillum fartum est, il quale mangia, attenzione, qua la E è lunga, pastillum fartum. Generalmente voi non trovate il segno di lunga nei testi, perché purtroppo non vengono riportati, ma è chiaro che dal senso si capisce che il Biocolita Martino non può essere un panino, l'unica cosa che può fare con il panino è mangiarlo, quindi pastillum fartum è un accusativo retto da est. Inspector Petrus, Biocolita Martinus compella quartam manu, quae non longe ab ecclesia illa abest. Agente Martino, compella, chiama, quarta manu, il quarto plotone, la quarta squadra. Quae, perché manus è femminile, non longe ab ecclesia illa abest, che non dista abest molto ab ecclesia illa da quella chiesa. Sed qui dagis, ma che cosa stai facendo? Noli edere sine spectore tuo. Non mangiare senza il tuo ispettore. Quaeso, per favore, mihi quoque pastillum fartum ferre. Per favore, porta anche a me, ferre è un imperativo presente, un panino, pastillum fartum, quia hodie, perché oggi in popina non edemus. Oggi non mangeremo, non edemus, in popina. Nel ristorante, potrebbe anche essere una mensa aziendale. Popina generalmente è un ristorante, comunque. Biocolita Martinus, agente Martino, inspector, quarta manus in linea radiofonica septima, iussus tuos iam spectat. Ispettore, il quarto plotone, quarta manus, in linea radiofonica settima, nella settima linea della radio, iussus tuos, i tuoi ordini iam spectat. Già, aspetta. Quomodo pastillum fartum avis, in che modo preferisci il tuo panino? Che tipo di panino preferisci?